Una nuova casa per il comune di Vallefoglia, oggi inaugurato un progetto che va avanti da diverso tempo ma oggi finalmente si concretizza. Non ci credeva nessuno che noi riuscivamo ad inaugurare in pieno inverno la casa dei cittadini, perché è una bella struttura in un unico posto per servire meglio la comunità, i cittadini, veramente una cosa è straordinaria, predisposta in 2 piani, predisposta anche per un eventuale ampliamento, quella parte a terrazzo, così come la scuola Federico da Montefeltro, così come la Casa della Salute, sono predisposti anche per crescere, perché questo è un territorio in crescita. E siamo un po', diciamo, dispiaciuti perché c'era tanta gente che non poteva entrare, ma del resto di fronte alle previsioni del tempo, della neve e della pioggia, abbiamo preferito la palestra Nazareno Guidi, che è un ex sindaco, e veramente tutte le autorità, tutti i cittadini, tutta la comunità che ha potuto vedere che dopo tante altre inaugurazioni, come possono vedere anche nelle slide, diciamo la casa dei cittadini, cioè il nuovo comune di Vallefoglia in via Rampi 4, è l'opera più imponente in questi 50 anni e non hanno più bisogno di andare in 4-5 posti, vengono qui e trovano delle risposte, vanno nella Casa della Salute a fianco qui vicino, ci sono tutti i servizi qui e il cuore pulsante della vallata, del centro della vallata, da Pesaro a Belforte all'Isauro. È importante, inaugureremo a breve il nuovo depuratore, che dopo quello di Borgheria è l'opera igienico-sanitaria ambientale più significativa di questi ultimi 50 anni come il comune, e poi la terza opera sarà l'inaugurazione del teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia, 336 posti, dopodiché insomma chiudiamo 10 anni di governo a Vallefoglia dopo aver fatto quasi tutto, diciamo. Il comune è importante, è anche più funzionale, il sindaco è in H24, tutti i funzionari sono tutti lì, quindi non li devo andare a cercare, quindi rendono anche di più e sono più al servizio dei cittadini. Ho ringraziato anche gli ex carabinieri che nell'ingresso del comune ci fanno un servizio di volontariato, quindi è veramente un'opera straordinaria e, come vedete, la mia felicità credo che sia, nonostante la fatica di questi 4-5 mesi, 15 ore al giorno per vedere se sarà tutto a posto, perché qui abbiamo fatto la piazza, tutti i parcheggi, tutta la segnaletica nuova, abbiamo fatto di tutto e di più.